120 tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e uomini dell'esercito questa mattina hanno fatto irruzione all'interno del cortile dell'edificio del quartiere Rancitelli a Pescara, meglio conosciuto come Ferro di Cavallo. L'operazione cui hanno dato corpo è stata denominata Alto Impatto. Si tratta del terzo intervento di queste proporzioni dal novembre dello scorso anno. Un'altra operazione di uguale intensità con altrettanto dispiegamento di uomini e mezzi era stata eseguita il 18 luglio scorso. Il tutto nel tentativo di mettere definitivamente sotto controllo questo agglomerato di case popolari che si trova in via Tavo a Rancitelli, la cui notorietà è legata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Proprio nel mese di luglio scorso, nel cortile del Ferro di Cavallo, era stato ucciso, pare per errore, un pregiudicato, Tommaso Cagnetta. All'operazione di oggi hanno partecipato anche la polizia penitenziaria e unità cinofile. Nel corso dell'operazione sono state eseguite circa 15 perquisizioni domiciliari finalizzate al contrasto del traffico di droga e controllati oltre 120 appartamenti. Uno degli appartamenti è stato sgomberato e sequestrato perché occupato abusivamente. È stato inoltre effettuato il sequestro di oltre 250 grammi di droga, eroina, cocaina, hashish, di una pianta di marijuana e di svariati bilancini di precisione. La pianta di marijuana è stata recuperata al quarto piano di un condominio ed è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio il proprietario. Sono state elevate numerose sanzioni al codice della strada e sequestrati 3 ciclomotori per irregolarità assicurative e documentali. Durante il blitz promosso dal questore Paolo Passamonti, il reparto volo della polizia ha sorvolato la zona.